Ciao a tutti e benvenuti in questo canale, sono D'Alessandro Davide e oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi e farvi vedere come smontare completamente un piano di cottura a induzione per accedere ai componenti. La prima cosa da fare è quella di aprire il piano di cottura, quindi di separare la parte sopra in vetroceramica dalla base sotto. Spingete qui in tutti i punti per sganciare e separare la parte in vetroceramica dal resto del piano di cottura. Dopodiché, se sono presenti, svitate anche le viti che ci sono qui. Questa operazione va fatta su tutti i lati. Quindi spostiamo tutti i dischi e scolleghiamo il cablaggio. Lo mettiamo da parte. Anche questo via. Ora e via anche questo. Adesso svitiamo queste quattro viti. Con una pinza sganciamo questi fili di terra. Adesso non ci resta che fare leva qui per sganciare la lamiera. Quindi a questo punto potete controllare e verificare che non ci siano dei componenti bruciati. In genere quelli che si bruciano, che fanno delle sfiammate, sono questi. Come potete ben vedere, questa parte qui è quasi lo specchio di quest'altra. Entrambi vengono alimentate sempre dalla morsettiera, qui per mezzo di questi due morsetti, dove arrivano questi due cavi, e qui per mezzo di questi due morsetti tramite questo cavo. Quindi se ci sono dei problemi sui due bruciatori del lato destro, controllate da questa parte. Se ci sono problemi sui bruciatori del lato sinistro, controllate quest'altra parte. Scolleghiamo questi morsetti. Facciamo leva qui per sollevarla. Così da poter controllare anche questo lato.